siamo qui per manifestare il fallimento del sistema accesso a medicina. Quelli che vedo intorno a me sono tutte persone che hanno partecipato all'ultima sessione di Talk, sono tutti ricorrenti che hanno denunciato al Tribunale Amministrativo del Lazio tutta una serie di irregolarità che sono accadute durante proprio l'ultima sessione del Talk. Ricordiamo quali sono state le criticità che hanno fatto sollevare anche nel corso. Ma innanzitutto il fatto che la banca dati che è stata utilizzata è stata condivisa su internet, è stata venduta, quindi c'erano delle persone che hanno potuto acquisire materialmente le domande che si sarebbero ritrovate dopo qualche giorno sul banco, e noi questo l'abbiamo denunciato alle autorità giudiziarie. E poi è stato utilizzato un sistema, quello dell'equalizzatore per il calcolo del punteggio, che la nostra perizia ha scientificamente decretato essere un sistema proprio matematicamente sbagliato. Mi chiamo Anna Clara, vengo da Monopoli, una città in provincia di Bari, e attualmente studio medicina, ho 21 anni e studio medicina all'estero, più precisamente in Bosnia. Sì, io ho provato il test di medicina due volte, l'ho provato lo scorso anno e quest'anno. Io voglio fare il medico, partiamo da questo. E sinceramente a 20 anni non volevo insomma permettere al governo, comunque allo Stato, di farmi accontentare di un piano B come appunto la facoltà, tantissime altre facoltà diciamo di area scientifica anche affini alla medicina. Io volevo fare quello, e visto che non sono entrata più volte in Italia, a un certo punto ho pensato che forse potevo essere io il problema anche a livello di preparazione a studio. Così ho deciso di affrontare questa sfida dell'estero. Io lì tra l'altro studio in italiano perché i miei professori sono italiani, e ho deciso di affrontare questa sfida e posso ritenermi soddisfatta, nel senso che ad oggi ho fatto tutti quanti gli esami del primo anno. Perciò il dubbio è questo, cioè è questo il grande paradosso diciamo ad oggi, che noi abbiamo degli studenti all'estero, comunque studenti nelle private che pagano cifre esorbitanti, che sono comunque in grado di poter essere diciamo dei normali studenti in medicina, e invece poi ovviamente ci sono questo piccolo bacino di studenti nelle statali che ovviamente diciamo lo sono sempre, però attraverso comunque un sistema che non è per niente meritocratico.